sta bruciando il deposito della SAR qua a Cenesi e niente, stiamo cercando di, con un'unità di crisi, di risolvere la problematica, sperando che cessi un pochettino il vento, perché poi il problema è che si possa diffondere anche nella zona boschiva adiacente al capannone. È ovvio che si sta monitorando anche gli scarrabili con le materie plastiche, perché quelle comprometterebbero ulteriormente l'incendio, ovviamente. Le cause non si sanno ancora, poi noi siamo arrivati, abbiamo messo in piedi subito l'unità di crisi per coordinarci tra vigili del fuoco, forestale, carabinieri e ovviamente protezione civile, che non potendo intervenire all'interno sta monitorando tutto il perimetro in modo che l'incendio non vada a diramarsi. Allora, in questo momento stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco di vari distaccamenti della Liguria. In ausilio poi sono arrivati i mezzi della Protezione Civile di Albenga, della Protezione Civile di Cisano sul Neva e di Arnasco, diciamo, per tutelare eventualmente la possibilità di eventuali incendi boschivi della zona limitrofa. In questo momento opera anche il mezzo aeroportuale di Villanova, proprio per cercare di calmare la furia delle fiamme. Noi come comune di Albenga abbiamo fatto girare le nostre pattuglie dalla polizia municipale, perché avevamo tutta la nube di fumo che arrivava verso il nostro abitato, invitando la popolazione a rimanere all'interno delle proprie abitazioni per tutelarsi, per tutelare la propria incolumità. Graziano Floce, responsabile della protezione civile comunale di Albenga. La notte, mezzanotte e mezza accendevano il fuoco. Ma chi lo accendeva? Ah, non lo so, però si vedevano che accendevano il fuoco qua. Ma qui non c'è mai nessuno. No, c'è gente fino a, guarda, io parto a lavorare alle 3 di mattina, allora, c'è gente. I cancelli chiusi, allora è qualcheduno. È qualcheduno che abita qua dentro, però anche se magari non ci abita nessuno, non lo so, qualcuno c'era qua. Allora scusi, sì. Noi abbiamo tutte le telecamere a circuito chiuso, Lei mi dica un attimo se c'è qualche duno, se è entrato. Magari entra da fuori, entra da fuori. Probabilmente entra da fuori. Non ci sono mica solo io qua. Entra da fuori. Io so solo che quando i cani abbaiano, a volte esco e c'è gente dentro, abbiamo già visto dei fuochi accesi. Normalmente siamo andati anche dalla forestale a dire, ma scusate, c'è una denuncia dalla forestale. Ma sono già venuti, eh? E infatti, sono venuti perché era una situazione un po' strana questa qua. C'è motivo che l'impianto non sono norme? No, non l'ho detto io. Sentivo i vigili del fuoco, lo dicevano. Che non c'è un punto d'acqua, non c'è un idrante, non per niente, vede che fanno avanti e indietro con l'autobotti. Sono rimasti senza acqua, sono rimasti ed è tutto fermo. Ma tutti parlano, cosa c'era? Le bale erano tutte all'aperto, c'era tutto l'antincendio, c'erano tutte le attrezzature carrellate poi con la schiuma. 30 secondi, quando sono arrivati i pompieri, purtroppo, capisco, ci hanno messo un'ora, dopo un'ora cosa vuol fare? Cioè, non si ferma più niente. Abbiamo cominciato nel 2009, non è mai successo niente, abbiamo bonificato un'area che la chiamavano Chernobyl, prima di noi qui lo chiamavano Chernobyl, capito? Cioè, questo è quello che le dico io. Con tutto questo la gente del posto può pure dire che non si preoccupino più, perché tanto non apriamo più, così almeno possono essere tranquilli. Non apriremo più, chiuderemo, e mi dispiace per quella quarantina di persone, ma visto che i commenti sono questi, che era un disastro annunciato, possono stare tranquilli d'ora in avanti. Savona. Nome? Antonelli, io sono il comandante. Sì, mi dice un po' com'è la situazione? Guardi, la situazione è questa, che ha preso queste cataste di materiale di rifiuto, questa mi risulta che sia una ditta di riciclo di materiali di rifiuti, e non si capisce bene da dove è cominciato, infatti poi ci saranno le indagini di polizia giudiziaria. Per il momento stiamo cercando di contenere i focolai in maniera tale che non si propaghino i focolai agli edifici circostanti. Il primo, questo qua che vede sulla destra, è il capannone, che è della ditta. Quindi per il momento stiamo riuscendo a contenere, però il calore è talmente tanto che la catasta di materiale che è incendiato
avrà bisogno di parecchio tempo per abbassare la propria temperatura. Le squadre sono intervenute da Savona, Albenga, Finale, dall'aeroporto, abbiamo due mezzi aeroportuali, quindi l'aeroporto è stato chiuso per quanto riguarda il servizio antincendi aeroportuale. Un vigile è rimasto intossicato. Niente di grave per fortuna, è stato portato per accertamenti all'ospedale di Albenga. Io sono venuta via poi, però mio fratello e i colleghi sono ancora dentro, sì. Sì, c'era sempre un pochino di cose in giro, però giustamente per i centri di raccolta penso che sia normale. Sì, però stamattina ci siamo spaventati, un grande spavento e basta. Puoi dirmi com'è la situazione? È ancora da definire. Sotto controllo no, non lo è. Uh-huh. Ci stiamo provvedendo, siamo in attesa di ulteriori mezzi con acqua, perché il problema principale qui è la penuria d'acqua. Savona. Sannino.